Va bene, proseguiamo con l'atto 2. Flint, sono papà. Ah, di già? Ciao amico, sono Cal! Flint, sei lì? Flint Lockwood? Ok, quindi quello bloccato... Ah, ok, forse ho intuito. Comunque avevo ragione. Flint, sono papà. Stati papà. A questo livello, due oggetti, probabilmente al terzo... Tre oggetti, dal quarto potrebbero essere o quattro oggetti o tutti quanti gli oggetti. Iniziamo da papà, visto che l'ultima volta l'abbiamo lasciato per ultimo. Stanno cercando di aggiustare il generatore, figliolo, e so che puoi aiutarli. Ma certo! Ora potrò rimediare a tutti i problemi. Ma perché ogni volta che parla sembra sempre... Sembra sempre ironico a schifo e sembra sempre che non abbia voglia di farla questa cosa. Questi operai sono davvero nei guai, figliolo. Ok. Arrivo subito, papà. Ok, il guacamole io non lo posso ciucciare via. Ed ecco qua. Non brucia. Che succede? Ah, le bistecche come l'altra volta. Ok, sì, lo so che posso cambiare l'arma, l'avevo intuito. Allora. Scienza! Scienza! Allora, aspetta un secondo, grazie. Operazione Avocado! Ma stai zitto! Ecco qua. Dio mio! Allora, io lo so che probabilmente sarà ripetitiva la cosa. Io non lo sopporto quando dici ste stronzate, ti giuro! Attacco salsa di avocado! Oggetto raccolto. Avevo un mezzo intuito sulla cosa. Non mi aspettavo che fosse così. Allora, in sostanza, l'avocado, per qualche arcano motivo, blocca la salsa piccante. Beh, in realtà ha un mezzo senso, perché di solito quando vai al messicano ti danno tutte e due le salse assieme. Ti danno sia il guacamole che la salsa d'avocado, cioè la salsa piccante. Ma con questo lo faccio, vero? Ecco, lo sapevo. Ma diciamo che è un po' forzata la cosa, La tortiglia. Operazione Avocado! Questo è un mega burrito! Non posso romperlo, immagino, vero? Ovviamente no. Ma sta sgorgando salsa piccante. Operazione Dio mio, adesso c'ho fame. Avocado! Operazione Avocado! Ok, ecco, bisogno di ancora un po' di avocado, giusto per arrivare là. Visto che l'ultima volta che abbiamo usato quel macchinario lì, nel primo livello... Mega tirapugno! Stai zitto, Flint. Nel primo livello, poi dopo che ci sono salito, non mi ha fatto più scendere per prendere la palla di gelato che mi manca. Sali. Non mi faceva più salire sulla... Non mi faceva più prendere la palla di gelato che mi mancava. Ok, perfetto. Ecco qua. Operazione Avocado! Dio mio, Flint, tu e le tue cazzate. Non brucia? Lo sappiamo che non brucia. Se questo gioco davvero avesse avuto l'opzione di zittirti, dannaggia allora, ti giuro che l'avrei fatto. Ti giuro, Flint, che io ti avrei zittito. Effettivamente non servì. Allora, non è servito a niente prendere l'avocado, visto che comunque col macchinario ciucciamo via tutto. Per cambiare oggetto. Ah! E da quando anche questo adesso può cambiare forma? Vabbè, guarda. Io... Giusto perché sono uno stronzo pazzo. Ecco, asciugo via tutto prima. Ecco, fatto. Splendido e splendente. Ma dai, ma che figata! L'animazione, oh! Ma io mi aspettavo lo tirasse giù, non che lo lanciasse via nella ionosfera. Però l'animazione è fatta benissimo. Non posso dire il contrario. Non posso proprio dire il contrario. È fatta proprio bene. Come faccio a scendere? Ok, devo premere X ogni tanto, ma non sempre. Allora, di qua non c'è niente, però qua sotto c'era un'altra patatina. Qua ci sono altre due patatine. Ci sono degli orsetti gommosi cattivi. Dite che posso salire qua? Probabilmente no, ma non ci giurerei. Sali, Flint. Allora, aspetta un secondo, qua. Si prosegue. Si prosegue, ma probabilmente prima bisogna andare dall'altra parte. Ok. Flint. Ecco.
Yeah. Ok, come... gli spazi stretti. Allora. Ecco, fatto. Che poi ha strasenso il fatto che ci sia l'enacio e la salsa piccante e il guacamole in questo livello. È davvero una cosa intelligente. Spinta! Spinta! Nemico neutralizzato! Ma io non capisco, scusami, ma li stavo uccidendo oppure no? Ingurgitare? Yeah. Non ho capito se li stavo uccidendo o no. Aspetta. Operazione avocado! Stai zitto, Flint. Dio mio. Operazione avocado! Oh, scendi. Ecco, fatto. La particella lì la lasciamo perché tanto per il momento. Chi è che ha detto nu? Yeah. Ecco, fatto. Yuppie. E ci prendiamo. Sì. Ecco qua. Allora, ho preferito prima andare con così, prima che magari come l'altra volta non ci fa scendere dal macinino. Però aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Noi abbiamo lasciato una patatina qua sotto, in questo punto qua. Spero che ci faccia fare il giro e poi torniamo su, perché non mi andrebbe di perdere nuovamente un singolo oggetto per niente, visto che l'altra volta l'abbiamo perso perché non riuscivamo a scendere da qui e perché non sapevo effettivamente divoratura salsa. Non sapevo effettivamente dove si trovasse l'ultimo o come si raggiungesse, più che altro. Divoratura salsa? Non stai divorando la salsa, stai tirando via un burrito. Almeno dite le parole giuste. Cacchio. Ecco fatto. E c'è un hamburger. Scendi. Ok. Allora, con questo hamburger... Corri, figliolo, siamo nella morsa del panino. Fa quel che devi, figliolo. Devo... sì, quel che devo. Dove vogliamo i panini? Pensavo stessi per dire siamo nella merda. Vabbè, è andato. Non so se la sentite, ma c'è un'ambulanza che è appena passata fuori dalla mia porta. Comunque, allora... Sai che... potrebbe essere che l'ho persa. Spero di no. Spero di no perché mi urterebbe. Perché siamo già a 20 su 30. Ed ecco, ecco qua. Fatto. Non brucia. Non serviva, per carità. Però già che ero qui. Fai sparire il mio, ok? Fai sparire il mio. Che cazzo vuol dire fai sparire il mio? Allora, sai che mi sa che... mi sa che l'ho persa. Mi sa che la patatina che era là in fondo l'abbiamo persa, perché qua è sicuramente fine livello. Soddisfacente. Qua è sicuro fine livello. Ai 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 ai. Va bene, proviamo un attimo. Ecco qua. Ed ecco qua. Non brucia. Yeah. Niente. O cerchiamo un attimo di tornare indietro. Avocado. Giusto solo per provare a prenderla. Però mi sa che è andata. Più che altro, sti panini, dove cacchio li devo mettere? Allora, ho provato a fare il giro. Sono caduto in acqua provando a fare un salto. E adesso non mi fa più passare indietro. Vabbè, vediamo. Accidempolina. Ah, così, ok. Ah, devo solo eliminarli. Ok, pensavo peggio. Accidempolina. Accidempolina. Dai, zitto, Flint, ti odio. Allora, calmi tutti. Vediamo se posso distruggerla. Ecco, posso distruggerla anche così. Ecco fatto. Allora, datemi un secondo tutti quanti. Via sto panino. Puff. Scendi da lì. Ok. No, via da qua. Scendi, Flint. Allora. I panini sono nostri amici, io lo so. Dio mio. Ciuccia via l'avocado. Oggetto ecco qua. Preso. Yeah. Andiamo a distruggere la nacho. Ecco qua. Vabbè. Cos'è che ha detto il tizio da oggi? Divento vegetariano.
Vabbè, guarda. Frammentato! Non ho nulla da dire, effettivamente. Allora, con calma tutti quanti, con calma. Qui non c'è più niente e sicuro finisce il livello. Ergo, ormai quella patatina al formaggio che era là dietro l'abbiamo persa del tutto. Quindi... Flint. Quindi direi che questo è il secondo livello che dovremmo rifarci. Perché fino ad ora mi sono reso conto che tutti i livelli, bene o male, non sono complessi, nel senso, ogni livello tu hai la possibilità davvero di trovare tutto quanto. Il punto è che non tutte le zone o sono accessibili da subito, e questo è il mio dubbio iniziale, o c'è una strada secondaria che devi andare a prendere. C'è una strada secondaria che tu devi prendere, perché sennò là non ci arrivi. Io voglio credere che sia la prima. Emozionatura. Voglio credere che sia la prima opzione, che ti serve magari un po' tutti i potenziamenti per poter passare in alcune zone. Ma mi sa che invece è la seconda. Ovvero che ho mancato qualche zona e di conseguenza purtroppo è andata persa così. Vabbè, non importa, perché tanto i livelli sono rifattibili tutti quanti. Li facciamo e via, risolto il problema. Ecco, fatto. No, calmo. Ecco qua. Allora, distruggiamo i paninos. Preparazione, rimozionatura. Più che altro, nonostante sia figa l'animazione, è molto lenta. Soprattutto il pezzo in cui devi aspettare che lancia. Dov'è l'ultimo? Eccolo qua. Ultimo hamburgerazzo. Via dalle balle. Avrei potuto fare la rima volentieri, l'ho voluta fare, no, perché non sono uno schifone. Comunque ne abbiamo mancate tre, mi sa, neanche una. Hai ridato corrente al generatore, Flint. Grazie, ragazzo. E vai. Già, tre patatine abbiamo mancato. Sono orgoglioso di te, Flint. Sei un vero Lockwood. Papà, non c'è tempo, c'è troppo da fare. Grazie, padre, nuovo potenziamento sbloccato. Allora, cosa ci mancava da potenziare? L'ultima arma. Hai sbloccato il livello 1 e tra poco sbloccheremo tutte le armi del livello 2. Ottimo.